Come sono andati? Noi facciamo Pietro Boni con sti tamburelli, ve li do io i tamburelli, una settimana a letto senza cena. Siamo orgogliosi, è chiaro, questa è una scuola. La differenza la facciamo in questo modo, esponendo, come dicevo all'inizio, come in una casa di vetro le cui stanze siano pienamente e assolutamente trasparenti, il nostro lavoro che noi consideriamo costantemente in progress. Un corso di 6 mesi, pure intensivo, e credetemi, per 6 mesi ci siamo posti il problema per le mogli dei mariti, per le madri dei figli, per i fratelli delle sorelle, full immersion, tutti fine settimana, la generosità, la voglia di partecipare, l'esserci sempre anche oltre la quantità del carico burocratico, mai pensando alla firma da mettere, sempre pensando, anzi sempre Pietro, Marco, Davide qui, Stefano stesso che ogni tanto chiedeva notizie, mi saranno testimoni, anzi chiedendoci di più, inventando insieme con noi questa formula quasi da simposio del pranzo del sabato, in cui non paghi del lavoro della mattina, non pensavano nemmeno a riposarsi, ma continuavano, in vista del modulo pomeridiano, continuavamo ad approfondire. Stefano prima mi ricordava lunedì, perché ha assistito a questa tavolata di conversazione che è stato l'esame. Ecco, credetemi, sentire per 2 ore e mezzo riflessioni, non è ieri che noi ci occupiamo, da ieri che noi ci occupiamo di queste cose. Ogni volta che mi chiedono, anche ieri me lo chiedevano, Antonio, quando l'hai fatta la prima passeggiata? Il giorno in cui la Lazio, ahimè per la Lazio, ha vinto il suo ultimo scudetto, era la primavera del 2000 e stavamo sul pianoro di Castro. Sono passati 19 anni, anzi li abbiamo proprio oltrepassati, non sapevamo nemmeno quello che stavamo inventando. Ebbene, credetemi, dopo 20 anni di attività, dopo aver pensato di averle viste tutte, vedere invece un gruppo così compatto, così forte, così desideroso di crescere e di fare esso stesso una comunità per il futuro, di confronto, di metabolismo culturale, di rielaborazione creativa artistica. Oggi li avete visti nella loro assoluta fragilità, per quello che loro sono oggi. Non si conquista un mestiere con un diploma, non si conquista un mestiere con 6 mesi di corso, ci vogliono anni di pratica. Però noi chiudiamo, penso che Pietro, Davide, Marco e tutti gli altri colleghi dell'università siano d'accordo, chiudiamo entusiasti questa prima passeggiata e ci lanciamo verso la seconda, che Andrea ha generosamente illustrato, ma credetemi, qui siamo stati protetti, saremo un pochino più esposti al caldo, ma portatevi calzature comode, una bottiglietta e un cappellino, non serve di più, perché durerà anche quella 2 ore, massimo 2 ore e mezzo, vi garantiremo la navetta, ma 3 eccellenze straordinarie che fanno di Viterbo, Stefano perdonami se la faccio grande, ma credo di essere nel vero, 3 eccellenze che testimoniano che questa non è una città depressa, ma è una città all'avanguardia, se non altro della ricerca scientifica. Siete mai stati in un laboratorio in cui si incontra l'esperienza dell'Istituto Centrale del Restauro e quella delle pietre dure dell'Opificio Firenze e Roma, 2 scuole che fanno tappa a Viterbo? Vi aprirà le porte e credetemi, stare in mezzo alle opere non è una cosa qualunque. Il laboratorio di restauro sarà aperto venerdì alle ore 17 da Maria Ida Catalano, esperta teorica e storica del restauro e storica dell'arte, che ci racconterà in breve, in brevissimo, perché è una puntata ambiziosa, ma chi avrebbe mai fatto prima della settimana prossima, prima dell'idea di una dottoranda di questa università, un'allieva di Maria Ida Catalano, Yvonne Mazurek, che ha avuto quest'idea semplice e geniale, e le idee geniali sono sempre quelle semplici.
chi avrebbe dedicato, chi avrebbe consacrato a Riello, che per noi è proprio il posto Ixunt Leones della città, che la città si smaglia, si sfibra, ci sono i carabinieri, c'è il tribunale, c'è il campus dell'università e poi non c'è altro. E invece usciremo dal cancello, attraverseremo un'eccellenza straordinaria che è l'azienda agraria del VIPAF, di quella che chiamavamo dell'università di agraria, diciamo partorita come una costola, l'azienda agraria della nostra università dove si produce ricerca a livelli internazionali, la attraverseremo e verremo accolti da Giorgio Chioccia che è il genius loci dell'orto botanico, un'altra eccellenza straordinaria. Tutto questo ci richiederà uno sforzo, immaginate in totale tralice, in totale controluce alla passeggiata di oggi che era tutto racconto concentrato in uno spazio di luogo risicatissimo, avremo invece una traversata da fare e il racconto e l'evocazione e le letture saranno un ricamo, ma avremo degli specialisti al nostro fianco e siamo orgogliosi perché il Riello è una grande storia per questa città. Quindi con tutti i narratori, Francesca, Tiziana, Barbara, Michele, Andrea in cabina di regia, Maria Morena Letri, applauso speciale. Alessio, Marco, per i quali vi chiedo ancora un applauso, e poi Marco Laurelli, Pietro Benedetti, Davide Gaeto, che è stato Stefano Angelo, il nostro Cireneo e santo protettore in secundis. Vi aspettiamo venerdì 21, ore 17, cappellino, boccetta d'acqua, calzature comode, mi raccomando niente tacchetto, che fa molto Trinità, fa molto Agostino, ma fa poco Riello. Grazie a tutti voi! Fate salire Pietro sul gradino. Marco, vieni qua, no, vieni qua, fanne uno e poi vieni qua.